Dopo la visita nel corso della settimana di alcuni tifosi presso la Caia Golf Club, la squadra di Eugenio Corini, a poche ore dall'inizio del match contro il Cosenza, ha ricevuto un boost di carica dagli ultra che hanno paralizzato la circolazione nel centro del capoluogo barocco per alcuni minuti e si sono fatti trovare sotto l'hotel dove la squadra si ritira alla vigilia degli impegni casalinghi. Un breve discorso da parte dei tifosi alla squadra, alla quale è stato chiesto di tirare fuori gli attributi per questa seconda parte di campionato, che vede il Lecce impegnato nella rincorsa alle prime due posizioni che garantiscono un posto in Serie A e che sono distanti appena 4 punti. Il gruppo, capeggiato dal capitano Marco Mancoso, assiepato sotto l'ingresso della struttura alberghiera, ha ascoltato e ammirato la passione dei tifosi che tra poco celebreranno il poco felice anniversario di un anno senza stadio. L'ultima volta senza limitazioni risale infatti allo scorso 1 marzo 2020, l'ultima partita normale prima di questo calcio anormale, senza colore e con poca passione.